Vedremo nei prossimi giorni. Intanto ho il piacere di dare il benvenuto a Davide Biocchi, il nostro trader. Buongiorno Davide e ben ritrovato. Grazie, buongiorno e un saluto ai telespettatori. Allora Davide, come ti avevo accennato ancora nella pausa pubblicitaria, ieri dopo, se sommiamo tutti i dati macro, ieri ovviamente del settore privato del lavoro, poi abbiamo visto pochi giorni fa anche l'ASM manifatturiero che letteralmente ha mandato i mercati in tilt, e anche i dazi che stanno arrivando questa volta però nei confronti dell'Europa, gli indici americani sono andati in totale sell off per quanto riguarda S&P 500 in particolare, era la seduta peggiore da agosto. Quindi secondo te, come avevo segnalato proprio poco fa, stanno puntando verso un leggero rialzo. Che cosa ci possiamo aspettare oggi? Secondo te sarà un rialzo significativo o non ci sono motivi per un rialzo significativo? Ma senti, io credo che possiamo magari prenderci 2 minuti per analizzare la situazione, e nel farlo facciamo un bel respiro, perché in questi casi uno deve fare un bel respiro ed essere il più possibile razionale, no? Allora, i mercati già erano mercati incerti, noi abbiamo detto tante volte, purtroppo stiamo qui troppo tempo sotto queste resistenze forti. Queste resistenze erano i massimi dell'anno per le borse europee, i massimi storici per i mercati americani, e non c'è la forza. Io dicevo, magari qua bisogna aspettare le trimestrali per capire se di nuovo ci saranno guidance importanti, perché sai, quando un indice come quello americano arriva sui massimi, per andare a fare nuovi massimi deve avere aspettative ancora migliori, perché altrimenti non lo fa, evidentemente, no? Ed era chiaro, lo abbiamo detto in più occasioni, che tutto questo cincischiare, diciamo così in italiano, sotto i massimi era un modo per far capire che i mercati avevano il fiato corto. Evidentemente tutto questo abbiamo detto, cioè si va alle trimestrali, si va a fare questo, si va a fare quello, al netto di eventuali novità che dovessero essere introdotte. Allora, che Trump volesse in qualche modo avere giustizia dal WTO era una cosa risaputa per tutte le vicende collegate alla faccenda Airbus e agli aiuti di Stato ad Airbus, che poi hanno anche il contraltare della possibilità che l'Europa faccia lo stesso rispetto alla Boeing americana, questo va messo sul piatto. Ma in realtà questa tensione commerciale è una tensione che riflette un atteggiamento, cioè bisognerebbe andare un po' più indietro e domandarsi perché i sovranismi hanno successo. I sovranismi hanno successo perché, dove per sovranismi si intende votare Trump, si intende votare Salvini, si intende votare Brexit, cioè tutte queste forme, votare Le Pen, perché le persone hanno mal di pancia, perché in Francia ci sono i gilet gialli, perché la gente non sta bene, e la gente che non sta bene, detto proprio letteralmente, se ne frega se Amazon, Apple e chi altro vorrebbero la globalizzazione totale del commercio, vorrebbero invece che i loro politici pensassero un po' di più alle cose di casa loro. A uno dei gilet gialli potrebbe interessare che un suo concittadino di Bordeaux stia bene, e forse non gliene frega niente di uno di Canberra e viceversa. E questo è il motivo per cui c'è tanto consenso verso i sovranismi. E come avevo detto già tante volte, mesi e mesi fa, si va verso un'idea per cui da un lato le grandi aziende spingono per una globalizzazione, dall'altra il mal di pancia della gente spinge verso un pensare un po' più in locale, ok? E dopo è chiaro che se si va verso una situazione di questo genere, favorita dai dazi, allora l'OCSE dice che si può andare verso una recessione importante, è evidente. Però è anche altrettanto chiaro che ci sono delle situazioni in cui è evidente anche perché qualcuno vuole imporre dei dazi, vuole che le cose vadano meglio in casa sua e non gliene importa più di tanto degli altri. Questo spiega il perché, e spiega anche perché il riflesso sui mercati finanziari è così negativo, e spiega anche perché il rimbalzo di oggi è un rimbalzo, secondo me, fisiologico, ma un po' del pugile suonato, se posso dire. Davide, proprio pochi secondi fa hai toccato un argomento secondo me estremamente interessante, che
forse un argomento più sociale che economico. Hai detto che la gente che sta male sta votando i sovranisti. Ti do la ragione, ma come mi rispondi allora al fatto che per colpa della guerra commerciale di Trump e la Cina, che lui può, il presidente Trump può avere anche tutte le ragioni su questo, cioè questo io non lo metto in dubbio, però i farmers, ovvero gli agricoltori che fanno parte della gente di tutti i giorni, nel senso la gente solita, non stiamo parlando dei miliardari di Manhattan e Wall Street, stiamo parlando della gente che ci sta lavorando per davvero, sta perdendo un sacco di soldi, e io che mi occupo di America ti assicuro che è così, perché abbiamo avuto più e più interviste su questo argomento. Cioè, come rispondi a questa, diciamola, chiamiamola se vogliamo, una mia obiezione? Beh, diciamo intanto che, ti citerei anche un altro esempio, chi ha votato Brexit, poi non è stata Brexit, aveva votato Brexit perché gli andava bene tutto tranne che fosse mantenuto lo status quo precedente, evidentemente poi non è stato meglio. E Trump ha detto in maniera chiara che la gente starà un po' peggio a breve termine, ma poi capirà che io ho fatto il bene della nazione, questo ha detto lui. Io non sto dicendo che io sono d'accordo con Trump, sto solo facendo una fotografia della situazione e motivando il perché di alcune scelte. E devo dirti che sono d'accordo con te, certo, che tutti soffriranno, perché se noi riempiamo il mondo di dazi e quindi eliminiamo un po' di globalizzazione, sicuramente l'Amazon di turno ne risentirà più di tutti, per capirci, ma ne risentiranno molto anche localmente magari i farmers degli Stati Uniti o i produttori del grano padano in Italia, lasciami dire, o i viticoltori francesi, visto che il vino francese è uno dei prodotti soggetti a dazio. Evidentemente il mondo pieno di dazi rende il commercio globale molto più complesso e quindi rende tutti più poveri o tutti più equalizzati. D'altronde però quello che succede è che noi ci troviamo con degli Stati Uniti dove c'è un sovranismo chiaro che agisce in questi termini, e in Europa invece, e anche in particolare in Italia col governo attuale, con invece governi che sono più favorevoli alla mano tesa e in questo caso forse sono meno pronti a reagire a situazioni di questo genere, col rischio che siccome resti lì con la mano tesa, invece di prendere un'altra mano tesa prendi uno schiaffone. Ecco, questo è il contesto. E in tutto ciò le economie e le borse che ne riflettono l'andamento purtroppo possono andare male, quindi bisogna stare attenti perché questi movimenti legati a macro eventi di questa portata possono non essere limitati certo a una sola seduta, possono innescare anche sell-off che sono con un orizzonte temporale più lungo. È tanto tempo che segnalo che l'oro viene comprato e non più venduto da qualcuno che probabilmente sta pensando di lasciare il denaro lì su un asset che non rende nulla, ma che è senza dubbio difensivo, per molto tempo, non si spiegherebbe altrimenti la cosa. E questo deve lasciarci riflettere. Assolutamente sì, infatti l'oro è uno degli asset più comprati nell'ultimo periodo e anche sta performando abbastanza bene, anche se negli ultimi giorni è un po' volatile perché è o sopra 1500 o sotto 1500, però intanto vorrei chiederti degli indici europei, perché in questo momento stiamo seguendo la seduta appunto europea, in questo momento stiamo vedendo un timido rimbalzo del FTSE MIB, come appunto stavamo parlando con te solo a poco fa. Intanto questi nuovi dazi all'Italia costeranno più o meno 1 miliardo di euro, che non è una somma più di tanto enorme per uno Stato, però non è anche, diciamo, troppo modesta. Tu che cosa ti aspetti dei mercati azionari, soprattutto del FTSE MIB? Secondo te in generale stiamo andando verso una correzione? Ma diciamo che così sembrerebbe essere la situazione dei grandi mercati. Poi è chiaro che non dobbiamo aspettarci che la correzione cominci oggi e finisca tra 3 giorni e si esaurisca tutta lì. Può essere invece che si cambi un'attitudine strutturale. Non dimentichiamoci che noi veniamo da anni, proprio da anni, di mercati in grossissima espansione, no? Anche se chi guarda solo al mercato italiano magari potrebbe anche non essersene tanto ben reso conto, però questa è la realtà inconfutabile dei... Pronto?
infatti, a livello pratico, questa è la situazione, noi non possiamo farci nulla. Diciamo che è vero che 1 miliardo per uno Stato è una cifra che, come dire, è spaventosa se uno la compara con il suo volume d'affari, ma per uno Stato non è una cifra così impossibile. È però vero che noi oggi, per grattare via qualche miliardo dalla finanziaria, facciamo una grandissima fatica, quindi comunque sono cose che si fanno sentire, sono anche cose che possono determinare una decrescita, ok, e questo influenzerebbe invece in maniera molto più impattante il futuro appunto dell'economia di un paese. D'altronde, quando noi ci troviamo con un PMI manifatturiero della Germania che, dopo essere sceso velocissimamente sotto 50 e fino a 43, invece di rimbalzare come previsto se ne va a 41, significa che la più grande manifattura d'Europa e la manifattura più pesante d'Europa ha direttori di acquisto che non è che la vedono male, la vedono pessima, e questo deve farci riflettere profondamente. Infatti la Germania è soprattutto estremamente sensibile a questo genere di notizie. Ovviamente il DAX oggi è chiuso per festività, però invece domani all'apertura del DAX ti aspetti un rimbalzo, invece ti aspetti questa continuazione del ribasso? Beh, intanto sarà fondamentale vedere come si evolverà la seduta di oggi, perché vedi, quando i mercati, dopo, come ripeto, una fase in cui sono rimasti a lungo e con una volatilità un po' in crescita ma non esagerata, al di sotto delle resistenze, e poi il movimento è con volumi pesanti, con volumi in forte crescita e ferocemente indietro, questo tipo di movimento di solito non è mai un figlio unico, di solito ha dei fratelli che si evolvono nei giorni successivi, nelle date successive. Non dimentichiamoci che, come dire, tutti erano qui a interrogarsi se ci potesse essere il rally di Natale o meno, e allora evidentemente qui possiamo dire che l'anno scorso non c'è stato alcun rally di Natale, semmai ne è venuto uno dopo, ok? E che quest'anno le premesse non sono buone. Non dimentichiamoci che, io continuo a insistere, le trimestrali americane saranno decisive, perché a questo punto, se le guidance sulle grandi società americane non saranno buone, e con tutti questi dazi che arrivano ritengo difficile che lo possano essere, evidentemente questo potrebbe ulteriormente incentivare e chiamare vendite da parte di quegli attori forti che sui mercati ci stanno per tempi lunghi, e che, se prendono la decisione che è finito il momento di stare esposti sull'azionario, evidentemente possono creare delle situazioni negative. Quindi, dal mio punto di vista, finché l'indice italiano rimane sotto i 21.500 punti, il quadro è abbastanza compromesso anche dal punto di vista tecnico, e i rimbalzi sono più occasioni di vendita che non di acquisto. Invece, in questo momento di grande incertezza geopolitica, insomma grande incertezza sia politica che economica, anzi stiamo proprio andando, sono i primi passi verso la recessione, soprattutto qui in Europa, quali sono secondo te i nostri beni di rifugio, se lasciamo a parte l'oro ovviamente, secondo te potrebbero esserlo le criptovalute? Dunque, diciamo che il bene rifugio ha alcune caratteristiche in generale, e queste caratteristiche sono soprattutto di essere un porto sicuro, ok? Infatti noi vediamo che il porto sicuro per eccellenza in Europa è il Bund tedesco, che è talmente richiesto da avere comportato un rendimento negativo, d'accordo? Un altro porto sicuro, lo abbiamo detto, è l'oro, ok? Però l'oro è già cresciuto molto e poi non ha rendimento, vabbè, diciamo che è comunque meglio avere rendimento zero che rendimento negativo come il Bund. Evidentemente in un contesto di tassi a zero potrebbe essere stato a volte in passato considerato un bene rifugio l'immobiliare, il mattone, ok? Perché in un contesto di tassi a zero sono anche favorite le compravendite, perché i mutui sono molto agevolati, però quello che manca è l'ottimismo per fare investimenti così duraturi nel tempo. E per quanto riguarda le criptovalute, anche se magari alcune di esse hanno oramai acquisito un contesto interessante, quello che si può dire è che però sono ancora troppo volatili per essere considerati asset alternativi, anche se nella prima parte dell'anno il Bitcoin era parso essere un po' proprio l'oro digitale, nel senso che in qualche modo ha cominciato a risalire la china
quando i mercati finanziari sono andati un po' in difficoltà, però è vero che adesso invece anche lui sta avendo delle difficoltà, quindi non riesco a vedere ancora un asset come quello delle criptovalute come un asset plausibile per essere un bene rifugio. Magari già lo è per essere un investimento per alcuni, ma un bene rifugio ancora no. Invece vorrei dare un velocissimo update per quanto riguarda l'Eurozona, in particolare le vendite al dettaglio ad agosto 0,3%, previsto 0,3%, quindi vuol dire in linea con le previsioni, e precedente meno 0,5%. Davide, devo dire che ogni tanto ci sono dei cosiddetti bright spots, ovvero i dati non così deludenti, insomma i dati che ci portano un po' di speranza e anche positività. Tu, qual è il tuo breve commento? Beh, diciamo, io sono un attento osservatore da sempre dei dati macroeconomici, e in realtà diciamo che quello che si vede è che se uno guarda i dati come quelli che tu hai divulgato adesso, cioè i dati sui numeri reali, evidentemente nessuno di questi riflette ancora una situazione critica dell'economia, soprattutto negli Stati Uniti. Sono semmai i dati di sentiment, cioè le aspettative nel breve medio termine, che sono negative molto, soprattutto in Germania, e con l'ISM dell'altro giorno, lo sappiamo, sono deteriorate molto anche negli Stati Uniti. Allora, quando tu hai delle aspettative così, è chiaro che ti aspetti che dopo un po' anche i dati reali seguano, perché chi fa questo cioè chi elabora questi dati di sentiment lo fa intervistando direttori di acquisto delle grandi aziende, i quali hanno, come dire, un occhio avanti, hanno come delle informazioni privilegiate per la posizione che occupano, hanno una view molto dettagliata e sanno già non solo cosa è stato a breve, ma anche cosa verrà tra poco, perché lo vedono nei numeri delle loro ordinazioni, evidentemente, quindi sono veramente essenziali. Bisogna dire, tra l'altro, che io credo che per ora noi non siamo ancora in una recessione. Magari la Germania andrà in questo trimestre, come avevo già avuto modo di dire più volte, in una recessione tecnica per forza, ma non è detto che siamo per forza in una recessione. E ho la sensazione, tra l'altro, che il presidente Trump, se vuole avere delle chance di essere rieletto, farà inverosimili pressioni sulla Fed affinché riesca a tenere almeno stabile l'economia americana sino al prossimo novembre 2020, perché altrimenti lui è spacciato elettoralmente parlando, e quindi ha bisogno di tenere a galla questa economia, e farà, come dicevo, il possibile e l'impossibile. Assolutamente sì, sarà sicuramente una campagna elettorale molto interessante. Ti ringrazio, Davide Biocchi, grazie per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, questo era tutto da parte mia per oggi, ci vediamo stasera alle Fonti International esattamente alle 18.45, intanto vi lascio in compagnia di Ferruccio De Bertoli e anche Alan Friedman, che hanno fatto un approfondimento per quanto riguarda il NADEF.